Buongiorno, sono Roberto Villa, presidente di Risto Service, da 40 anni nel campo della ristorazione collettiva, con sede ad Arcore, con oltre 700 dipendenti. In tutti questi anni che facciamo ristorazione ci siamo presentati a livello nazionale con importanti appalti in quasi tutte le regioni d'Italia, ma prevalentemente presentiamo il nostro fatturato nella provincia di Monza e Brianza e in alcune aree di Milano. Dal 2019 abbiamo inaugurato la nostra nuova sede ad Arcore con uffici commerciali e direzionali e un centro cottura che produce oltre 5.000 pasti al giorno per aziende che non hanno la cucina diretta. Per pasti veicolati si intende proprio la fornitura di cibi per queste aziende. Mentre per quanto riguarda il territorio nazionale abbiamo la gestione diretta con presenza pertanto di nostro personale nella preparazione, cottura e distribuzione dei cibi per importanti appalti. Uno di questi che ci siamo aggiudicati nel 2020 è l'appalto nazionale dell'Arma dei Carabinieri con oltre 120 caserme su tutto il territorio nazionale. Nel 2020, durante il periodo di maggior crisi, 2019-2020, durante il periodo di maggior crisi, abbiamo investito molto sull'attività commerciale, pur essendo il mercato fermo, e abbiamo ottenuto ottimi risultati di incremento di fatturato e di innovazione. Prima di tutto investendo sulla formazione del nostro personale, pertanto abbiamo cercato in questa fase di far crescere il nostro personale nelle preparazioni e nelle innovazioni del sistema di produzione e ha portato a ottimi risultati che sono stati anche certificati dal Financial Times e dal Sole 24 Ore come incremento di fatturato negli ultimi 3 anni, addirittura come raddoppio di fatturato in questi periodi. L'importante del nostro servizio è essere perciò sempre diretti, presenti e poter fornire sempre quanto richiedono le aziende. Il mercato della ristorazione collettiva è cambiato, non è più quello di 20 anni fa dove c'era la mensa tradizionale, anzi questa parola l'abbiamo proprio abolita, ma è diventato un servizio di ristorazione aziendale. Pertanto cerchiamo di offrire i servizi ove il pasto completo, per esempio, può essere non più offerto, ma può essere superato da una fornitura anche di piatti unici, di piatti tradizionali regionali e anche di fornitura di servizi di vending machine, che sono il futuro della ristorazione, cioè la distribuzione automatica. Abbiamo già per esempio in Brianza alcune aziende di piccole e medie dimensioni fornito pasti tramite distributori automatici, pertanto il dipendente può andare a scegliere un piatto, perciò può scegliere un primo piatto, un secondo o un contorno o prendere anche degli snack in alternativa al pasto tradizionale. Questo permette all'azienda di fare economie di scala, per esempio eliminando già la cucina, eliminando dei costi di utenze, eliminando dei costi di personale e poter pagare quello che viene poi preso dal distributore automatico. Questa è già un'innovazione che stiamo portando avanti, ci stiamo proponendo ed è una chiave anche di successo della nostra azienda che riguarda soprattutto il futuro degli anni che verranno. Per quanto riguarda invece il servizio di mensa tradizionale, abbiamo, ripeto, abbiamo tenuto conto molto di formare il nostro personale, che è la chiave vincente. Il nostro è un rapporto diretto con il cliente, pertanto le persone che operano per noi devono essere molto flessibili e disponibili alle esigenze dell'azienda. All'interno di Risto Service opera tutta una struttura che va dagli acquisti, in quanto noi abbiamo una piattaforma attrezzo sull'ADDA, perciò non abbiamo forniture dirette dai nostri clienti, ma vengono gli ordini selezionati, portati alla piattaforma, controllati e da lì vengono distribuiti poi sulle nostre realtà. Questo ci permette un controllo diretto delle derrate alimentari e per fare questo abbiamo anche
ottenuto delle certificazioni che ci permettono di fare questo tipo di lavoro. Al momento Risto Service ha 13 certificazioni che vanno dalla ISO 9001 a tutte le certificazioni per la distribuzione, confezionamento e distribuzione di alimenti. Questo ci permette anche nelle gare di appalto di essere competitivi e di dare un'immagine di credibilità alla nostra azienda. Questo, diciamo, è l'innovazione che abbiamo fatto. Il centro cottura di Arcore, inaugurato nel 2019, è un centro cottura che abbiamo costruito e abbiamo investito in questo centro cottura con la tecnologia e col 4.0, cioè sono attrezzature innovative con risparmi energetici su tutte le attrezzature. Poi di questi tempi il risparmio energetico penso che sia proprio un discorso importante da portare avanti per il mantenimento anche dei costi, e ci permette di essere fortemente presenti sul territorio di Monza e Brianza. Noi ci sentiamo un'azienda molto territoriale, è da 40 anni che operiamo su questo territorio e pertanto il centro cottura è il fiore all'occhiello della nostra azienda. All'interno del centro cottura abbiamo messo anche la distribuzione dei pasti con furgoni, molti sono a metano, e stiamo portando avanti anche un discorso con delle aziende per la distribuzione dei pasti con furgoni elettrici. Per 30 anni siamo stati i fornitori di AC Milan, e da quando la proprietà del Monza ha deciso di affidarci il servizio del Monza, siamo anche fornitori, perciò da 3 anni a questa parte circa, i fornitori del AC Monza. È un servizio molto particolare, quello del servizio della ristorazione per sportivi, in quanto bisogna essere molto disponibili, bisogna avere personale molto preparato, perché è importante l'attenzione e la qualità dei pasti che vengono serviti. Diciamo che per quanto riguarda il Monza, entrando nel dettaglio per dare qualche informazione, la prima cosa che facciamo è selezionare attentamente le materie prime. Diciamo che i pasti sono semplici nelle loro preparazioni e pertanto cerchiamo di avere delle cotture dirette alla piastra, a vapore, non vengono usati grassi, si collabora con un servizio dietetico e una nutrizionista per la preparazione, grammature e la conservazione anche di questi alimenti, che è importante. Le cotture sono quasi tutte espresse e diciamo che lavorando col medico sportivo dell'AC Monza si riesce poi a collaborare. Il nostro cuoco parla giornalmente con i dirigenti e con il medico sportivo del Monza, pertanto le forniture sono fresche di giornata e le preparazioni altrettanto. È un passaggio questo che ci ha permesso di specializzarci in questo settore. Abbiamo collaborato anche con altre società sportive, con altre associazioni anche sportive di pallavolo, di pallacanestro, di atletica, perché abbiamo personale altamente preparato per fare questo tipo di servizio. Il fiore poi all'occhiello è della nostra azienda, e che dalla proprietà all'ultimo dei nostri dipendenti siamo sempre presenti per questi tipi di servizi, perché teniamo fondamentale che siano curati e siano proprio adatti alle esigenze di atleti, che poi molte volte hanno delle esigenze anche richieste particolari, cerchiamo di soddisfare quotidianamente. Io sono tifoso del Monza da sempre, perciò da quando mio padre mi portava al Sada a vedere il Monza, che avevo 11-12 anni, e pertanto sono tifoso da sempre, non sono il tifoso cosiddetto dell'ultimo momento. Chiaramente quando la proprietà, che abbiamo saputo è quale proprietà, è una proprietà che a livello mondiale è conosciuta, quando questa proprietà ha acquisito il calcio Monza mi è sembrato di sognare, di vivere un sogno, ma ho realizzato subito che era una grande opportunità per la città di Monza, prima di tutto perché Monza è conosciuta in tutto il mondo per l'autodromo, adesso è conosciuta in tutto il mondo anche per la squadra di calcio, e questa è un'opportunità per tutta la città di poter
diventare da sobborgo di Monza, avere una sua identità, perché anche la proprietà del Monza, per come ha trasformato lo stadio, per come sta conducendo il campionato, ricordiamoci che negli ultimi anni il Monza era fallito e quando andava bene giocava in Serie C2, neanche in C1. Adesso siamo ai massimi livelli in Serie B, con un'attenzione di tutti gli organi di stampa, delle televisioni sulla nostra squadra di calcio, e pertanto è veramente una grande opportunità per tutto il territorio. Il fatto che poi si lotti per avere un posto in una categoria superiore, che è la Serie A, sarebbe veramente un grandissimo salto di qualità e un'opportunità per tutto il territorio. Pertanto spero che la città si avvicini di più alla squadra, che partecipi di più allo stadio, che viva con felicità questo momento, no? Senza critiche, senza porre, ma vederla proprio come un'occasione di sviluppo. E pertanto ringrazio anche la proprietà dal Cavalier Berlusconi al dottor Gagliani, che ci ha permesso di vivere questo sogno e che speriamo si possa concludere bene, insomma, non voglio dire in altre parole, insomma.